umani non riusciremo mai a creare dei sensori potenti come già le piante sono. Quindi basterebbe tradurre il loro linguaggio. C'è chi ha provato a tradurre il linguaggio delle piante in musica. Alberi, erbe, fiori hanno la capacità di comunicare con gli altri esseri viventi, compresi noi umani. Percepiscono dei cambiamenti di stati d'animo, emozionali di un essere umano, soprattutto se l'essere umano se ne prende cura. Si legano empaticamente, anche se sono a molti chilometri di distanza. Capita molto spesso di persone che muoiono e piante ed alberi a cui erano molto legati muoiono ugualmente. Le piante hanno più di 15 sensi per percepire quello che hanno intorno e per decidere le loro strategie di sopravvivenza. Molto interessante come le piante reagiscono all'ambiente esterno. Sulla nostra esperienza abbiamo visto che il contatto per una pianta è molto forte. Essendo un essere vivente che sta fermo, quando viene toccato reagisce subito con delle elaborazioni elettriche. Edoardo Taori e Federica Zizzari, Edo e Kika, portano avanti da tempo un progetto di comunicazione tra alberi e uomini. Si sono trasferiti a vivere in campagna, hanno viaggiato con il progetto Viaggiando nel canto degli alberi e adesso hanno messo a punto un sistema per permettere a tutti di ascoltare la musica delle piante. Ecco come funziona la loro invenzione, Plants Play. Attraverso due sensori si collega alle foglie di una pianta, oppure i sensori si possono attaccare sui rami o sul tronco. Nel caso di un albero, captano i segnali elettrici della pianta che il dispositivo trasforma in note musicali e in Bluetooth le invia ad un'applicazione che sul proprio smartphone permette di ascoltare la musica. Questa variazione di resistenza elettrica, nello specifico, che noi captiamo, la trasformiamo in delle note musicali grazie a un algoritmo che abbiamo ideato, un algoritmo statistico, che suddivide questa variazione elettrica in determinate frequenze, quindi note. Queste note vengono suonate poi dall'app. Attraverso l'applicazione si possono scegliere tantissimi strumenti, sia classici che digitali, si possono scegliere diverse scale musicali. Edoardo è un musicologo, ma questo progetto nasce anche dalla sua passione per la botanica. I riferimenti scientifici da cui è partito sono gli studi di neurobiologia vegetale del professore dell'Università di Firenze Stefano Mancuso, ma anche lavori più antichi come quelli di Luther Burbank, botanico e orticoltore che creò il cactus senza spine, e Chandra Bose, fisico che studiò la reazione delle piante ai campi elettromagnetici. La domanda che io mi faccio è: abbiamo noi addomesticato le piante o le piante hanno addomesticato noi per essere curate e trasportate in giro, visto che da sole non ci riuscirebbero? Chiaramente la verità sta nel mezzo. Se vi piacciono le piante e la loro musica, mettete mi piace al Bosco di Ogigia, condividete e iscrivetevi al canale.